Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della serie Proviamolo e oggi proviamo insieme Super Hot Mind Control Delete. Allora ragazzi, questo gioco in realtà è piuttosto famoso e gira da tanto e questa è una nuova versione, se ho ben capito, una specie di seguito con nuove feature. Io però non ho mai giocato a Super Hot, adesso che è stato appena messo nel Game Pass ho avuto modo di provarlo. Effettivamente però questa è la primissima volta che ci gioco, diciamo che sto quasi colmando una lacuna più che altro. Il gioco è molto semplice, è molto cubettoso e il tempo si muove soltanto se ci muoviamo noi. Ok, afferra la pistola. Ok, sto facendo fatica a capire. Ah, ok, sta passando di livello. Lancia. E quindi? Ops. Ok, non ti devi far colpire perché sennò ricomincia. All'inizio è un pochettino confusa come cosa. Fa un attimino fatica a capire. Ah, ok, dovevi. Le scariche, quindi? No! Ah, devi contare i proiettili, mi sa. Adesso sono stato colpito. Ok. Oh oh. Non si sa come ho fatto a evitare i proiettili. Ok, e adesso? Mi ha lasciato. No, mi ha preso. È difficile entrare nel meccanismo del gioco. Ok, li devi anticipare perché sennò è la fine. Ok, questo. Che gli faccio? No. Mi sa che devo prendere qualcosa. C'è qualcosa. Ah, no, aspetta, mi ha preso. E gli devo tirare un pesce perché quelli penso. Penso di poterli prendere. Cazzo. Sì, aspetta, mi sa che devo valutare meglio il movimento. Bellissima sta cosa. Dov'è il coltello?
Ah, ma ha preso. Mi sa che dovevo prendere qualcos'altro, però. Questi si possono prendere? No. Wow! E ha preso in pieno proprio. Allora, vediamo un po'. E mo come faccio però? Aspettiamo. Ok, così questo non rappresenta più un problema. Adesso però. Come faccio? Aspetta, vabbè, è praticamente un gioco di enigmi e di, in parte, abilità. No, ho sbagliato! Ah, cazzo. Aspetta, mi stai dicendo quindi che posso recuperare il coltello? Aspetta. Ok. No, dov'è andato? Dov'è il coltello? Ah, aspetta. Ma quindi le posso prendere? Queste. No! Perché ha sparato in là? Da fanculo, ce l'avevo fatta. Va bene, dai. Non so, abbiamo capito come fare. Beh, diciamo che ce l'ho fatta, va. No, ho sbagliato. Ok, gliela posso tirare. È vero, lo dimenticavo. Che succede qui? Oh oh. Porco mondo di nuovo, uguale a prima. Aspetta. Ah, ok, quando ci prendi la mano inizia a essere divertente, sì.
No! Come ho fatto a sbagliare? Come si fa a cambiare? Come si fa a cambiare? Potrò... Bellissimo. Ecco va. No! Proprio nello stesso istante, affanculo. Allora, era di qua. Meglio fare così, va. Dovrei avercene ancora uno di proiettile. Esatto. E adesso? Cos'è sto rumore? Ah, va. Cos'è? Ok, che cosa Super stavo facendo? hot, super hot. Com'è la fine? Ma... Stranissima sta cosa. Ma è veramente finito? No, non ci credo. Boh, veramente strano. Quindi da qui ti fa ricominciare oppure c'è... Ci sarà alcun obiettivo? Ancora uccisioni insensate? Ciò che vuoi? Tieni. Ah, tre vite. Divertiti. Ok, quindi adesso comincia... Il gioco vero e proprio. Ok, ma va per livelli di difficoltà, no? Super la pistola? Ok, comunque devo dire che è divertente. No, che cazzo. Merda, un attimo. Mo c'ho questa, però è... Non è una grandissima idea, temo. No, mi ha preso in pieno. Mannaggia me.
come si fa? Ah, ok, aspetta. La devo ragionare così. La devo decisamente ragionare così. C'ho una cosa che poi lancio se c'ho qualcosa di meglio. Così me ne libero, non è una semplice sostituzione. Quindi conviene fare così e prendere... No, orco mondo, è questo? Mi ha preso un colpo, mannaggia la miseria. Comunque è davvero carino. Ma com'è la katana? Ah, bellissimo. Ok, più passa il tempo, più ti abitui un attimino alle dinamiche di gioco, più diventa divertente. Adesso capisco perché tutti quanti tendono ad adorarlo questo gioco qua. E ci vuole un attimino prima di... poter sparare. Porca miseria! No! Ce n'era un altro! Mi sembrava ce ne fosse un altro, dannazione! Che succede? Come obitorio? Ah, ma aspetta, quindi se un livello lo fallisci sei fottuto, tipo... Da parentesi, devi sempre guardarti intorno perché non sai mai che minchia. Scavi. Vabbè, coltello. No! L'ho mancato, non ci posso credere. Ok, più o meno, dai. Ultimo, ragazzi, perché tanto alla fine abbiamo capito com'è il gioco. Ed è una figata, sia chiaro. Sono immerso in qualcosa? No, si è rotta la pistola? Ok, si è rotto anche quell'altro per qualche ragione. Ok. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qua per questo video, perché ho capito com'è il gioco. Io l'avevo già visto, per carità, però giocarlo è completamente diverso. Veramente figo, mi è piaciuto assai. Potrei pure pensare di rigiocarci. Voi che pensate, ragazzi? Volete vedere qualche altro
Qualche altro episodio? Vabbè, fatemelo sapere qui sotto i commenti. È possibile che il gioco lo conosciate già, però in caso fatemi sapere che cosa ne pensate se non lo conoscevate neanche voi. D'accordo ragazzi, direi che è tutto per questo video. Grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamole e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto.